Ganassone di Walter al Ducetto Veltroni, la mozione PD su Banca d'Italia è incomprensibile ed ingiustificabile e Berlusconi, che nomino Visco, la sinistra occupa tutti i posti dopo le elezioni. Ora FA passi in avanti e vogliono occuparli prima meno. Incomprensibile ed ingiustificabile. Così Walter Veltroni giudica il documento presentato ieri dal PD contro il governatore Visco. Da sempre la Banca d'Italia, ha detto Veltroni ad un cronista dell'ANSA che lo ha interrogato sulla vicenda, è un patrimonio di indipendenza e di autonomia per l'intero paese. Per questo mi appare incomprensibile e ingiustificabile la mozione parlamentare del PD. Silvio Berlusconi, rispondendo a una domanda sulla mozione del PD sulla Banca d'Italia, ha commentato, non mi meraviglia. È proprio della sinistra voler occupare tutti i posti dopo l'elezione. Ora fanno passi avanti e vogliono occuparli anche prima. Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, il 31 ottobre conclude il suo mandato alla guida di Palazzo Koch. A sorpresa i demieri presentano una mozione alla Camera in cui sostanzialmente si chiede di non rinnovare l'incarico all'attuale governatore. Una mossa che porta ad un vero e proprio scontro tra Palazzo Koch e il Partito Democratico.